Ci troviamo a Lecco in via Mendola, dove è comparso un nuovo murale, rappresenta un'automobile, diciamo, vista in modo un po' particolare. Adesso andremo a spiegare come mai questa scelta. È con noi Valentina Viganò, che è la responsabile del progetto Safety Car. È un progetto, diciamo, che vuole sensibilizzare sulla guida in stato di ebbrezza e disincentivare i giovani, diciamo, a guidare in stato di ebbrezza, e che si è svolto ormai da un paio d'anni, che adesso volge al termine, giusto? Sì, esatto. Il progetto Safety Car, che si chiama Safety Car, una guida della comunità educante, è un progetto che è stato vinto dal comune di Lecco in quanto ente capofila dell'ambito territoriale di Lecco, quindi di 31 comuni, e grazie a un finanziamento del Ministero delle Politiche Antidroga. È un progetto di prevenzione all'incidentalità stradale, soprattutto legato ai giovani, quindi sono state fatte diverse azioni durante questi anni, soprattutto l'anno scorso, di prevenzione rivolte appunto ai giovani. Quindi c'è stato una parte con una costruzione di contenuti multimediali che tra l'altro si possono andare a vedere seguendo il link al codice QR che è proprio stato disegnato al termine della parete. Poi incontri nelle scuole, eventi in città, insomma tante azioni. Sì, esatto, in collaborazione proprio con l'impresa sociale Girasole sono state svolte su tutti i territori dell'ambito diretto una serie di azioni. Principe appunto la creazione di questa webserie visibile dal murales, ma anche altre azioni come per esempio un contest artistico che è stato aperto ai ragazzi, dove 10 opere sono state selezionate e hanno creato poi una mostra itinerante che ha girato i diversi territori, e qui a Lecco per esempio è stata anche al Politecnico e all'ospedale di Lecco, e alcune azioni di sensibilizzazione proprio durante eventi organizzati già nel territorio, e poi appunto alcuni interventi anche all'interno delle scuole poi neanche nei mesi successivi al progetto. Arrivando al murale invece, Elisa Veronelli è l'artista che ha curato la realizzazione. Qual è un po' il concetto dietro a questa parete che prima, poi ne parliamo, era completamente in uno stato, possiamo dire, quasi di degrado, e adesso invece è stata diciamo rinnovata in questo modo? Esatto, sì. Il soggetto dell'opera, come si può vedere, è un'automobile. E l'idea è un po' quella di una visione dall'interno, per cui un'ipotetica vista sdoppiata di un guidatore sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol, per cui ecco un po' si vede la macchina, diciamo, frastagliata, che cambia colore proprio per riprodurre un po' quel tipo di visione alterata. Ecco, su che parete ti sei trovata a lavorare? Perché all'inizio, diciamo, non era il massimo. No, grazie a questo progetto in realtà la parete stessa è stata ripristinata completamente. Prima era completamente rovinata, insomma era caduto tutto l'intorno. Prima di poter dipingere appunto è stata rasata nuovamente ed era perfettamente liscia e pronta ad accogliere il dipinto. È insomma un luogo della città frequentato anche da giovani, abbiamo alle spalle il campus del Politecnico, la piccola rinnovata, quindi è anche un po' per questo che è stato scelto questo punto in città. Sì, esatto, vabbè, c'è il parco, dietro il muro c'è la scuola elementare, c'è in particolare appunto il Politecnico, tra l'altro arrivando proprio dal campus si vede piano piano l'opera formarsi, per cui è sicuramente un punto strategico in questo senso. È il terzo murale che insomma nasce in provincia, gli altri due sono in comuni limitrofi. Sì, esatto. È stato realizzato uno a Calolzio Corte dall'artista Mattia Ponziani e un altro murale invece a Cesana presso il Bar Zac, realizzato dall'artista Andrea Gallo. E di conseguenza, insomma, fate tappa in provincia per cercare tutti i murali. Allora, noi vi ringraziamo e insomma vi invitiamo magari a venire a vederlo dal vivo e anche a collegarsi magari al codice QR per vedere il resto del progetto. Grazie mille.